Questa festa, così come il lavoro dei borghi autentici o dell'associazionismo locale, ha un valore inestimabile. Dobbiamo far sistema perché queste realtà possano esprimere le proprie potenzialità. Per far ciò, dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che c'è l'uomo, la donna e lo Stato. La società non è la somma di persone individuali, la società è comunità. Tanti gli argomenti toccati dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Poletti, il quale con concretezza, praticità, ha spiegato la sua posizione circa la razionalizzazione dei costi della politica, il ruolo dello Stato e la potenzialità dei piccoli borghi. Ascoltiamolo nel suo intervento durante la kermesse Borghi Autentici a Pietralunga. Ah, io devo dire che Ivan Stomeo ha una capacità di previsione spettacolare perché io non lo sapevo che sarei diventato ministro, mentre lui già da un po' di anni mi teneva, come posso dire, mi curava e quindi evidentemente ce l'aveva l'idea chiara che da qualche parte questa cosa doveva andare a finire. Comunque è andata a finire qui e adesso ne parliamo un attimo. Io vi ringrazio molto, ringrazio Ivan, ringrazio tutti gli amici che ho incontrato, perché poi vai a una festa e poi torni alla festa dopo, vedi un pezzo d'Italia e poi conosci un sacco di persone e alla fine questo è l'importante, è avere tanti amici in giro per l'Italia. E dal mio punto di vista, guardate, questo è un esercizio molto importante adesso che da qualche mese sono diventato. Come posso dire? Mi veniva da dire a mia insaputa ministro, ma non va bene, insomma, che sono diventato ministro perché, guardate, vi faccio una piccola confessione. Io ho un ufficio spettacolare in via Veneto a Roma, che è una delle più belle strade di Roma e forse del mondo. E ho un ufficio che è bellissimo, perché c'ha tutto il legno alle pareti, c'ha delle poltrone meravigliose, c'ha dei quadri che sono la fine del mondo. Se stai lì dentro 2 giorni, 3 giorni in fila, te alla fine di cosa succede fuori non te lo ricordi più. Se te stai lì dentro 3 giorni in fila, ti viene l'idea che sei un fenomeno. Perché dici, se sto in un posto così, sarò un fenomeno. E quando cominci a pensare che sei un fenomeno, è l'inizio della fine, perché di lì in avanti non ne becchi più nessuna. Quindi io cerco di curarmi e vi aiuto per l'aiuto a fare questa mia terapia di igiene mentale, per cui sabato, domenica, lunedì, quando posso, sto in giro per l'Italia, incontro delle persone, delle aziende, degli occupati, dei disoccupati, degli imprenditori, dei giovani e cerco di tenere insieme la responsabilità di essere una persona che ha una responsabilità nel governo di questo paese con capire e vivere quotidianamente i problemi, i bisogni, le difficoltà e insieme a questo le opportunità, le possibilità, i potenziali che sono così grandi e così importanti nel nostro paese. Allora io vorrei dire che questa festa, come il lavoro dei borghi autentici, così come il lavoro di tante altre associazioni, organizzazioni di cittadini, sono un valore assolutamente inestimabile. E allora bisogna avere. Come posso dire? Bisogna fare uno sforzo anche sul piano culturale dell'idea di futuro per cercare di fare in modo che queste energie trovino lo spazio e la condizione per esprimersi al meglio. Io credo che ci sia una prima questione che dobbiamo dirci. Io credo che ci sia nella nostra testa ormai uno schema sbagliato che bisogna combattere. Qual è questo schema? Questo schema è uno schema secondo cui la nostra vita, fondamentalmente, la vita di ognuno di noi, si fonda su 2 grandi pilastri. Lo Stato che si occupa delle cose collettive e comuni e il mercato dove ognuno si va a prendere quello che può, quello di cui ha bisogno, lavorando, eccetera. Guardate, questa idea è entrata così profondamente nella nostra cultura che la viviamo così senza neanche rendercene conto. Io faccio sempre un esempio banale. Tu esci di casa, trovi una bottiglia di plastica in terra davanti a te, la prima domanda che ti viene in mente è com'è che il comune non ha spazzato? Ma la domanda giusta è com'è che il comune non ha spazzato o è chi è quel cretino che ha buttato lì la bottiglia? La domanda giusta è chi è quel cretino che ha buttato lì la bottiglia? Ma nella nostra testa non parte quella domanda, parte com'è che il comune non ha spazzato? Perché?
domanda, ma se quella bottiglia vuota la trovi in cucina sotto la tavola, telefono in comune. Dice, no, chiamo mia moglie, mio figlio, il cane, il gatto e dico, ma chi è che butta lì le bottiglie? Tiratele su. Beh, scusate, ma cosa succede in quel metro a cavallo della porta che se la bottiglia vuota sotto la mia tavola è un problema mio? E se esco dalla porta di casa e faccio un metro, non è più un problema mio e diventa un problema del comune? Cosa diavolo ci abbiamo messo lì in mezzo? Ci abbiamo messo un grande, terribile errore culturale. Abbiamo accettato l'idea che c'è lo Stato e il mercato. Invece le cose non stanno così. Prima dello Stato e del mercato ci sono gli uomini e le donne. E gli uomini e le donne insieme costituiscono una e tante comunità, perché è una comunità al bar dove andiamo, è la scuola dove andiamo, è il lavoro dove andiamo a lavorare, sono gli amici che incontriamo. Ed è dentro le comunità che si formano le culture, si maturano i valori, perché è nella relazione tra le persone che ognuno di noi definisce se stesso. E allora la società non è la somma dei comportamenti individuali, la società è una comunità di comunità. E noi dobbiamo ripartire di lì, cioè dobbiamo ripartire dalla centralità della comunità se vogliamo ripensare un'idea di società. Questo è il punto di partenza su cui noi dobbiamo ricostruire un'idea di futuro di questo paese. E allora se le cose stanno così, dobbiamo farci delle domande. Come si fa a ricostruire un senso di comunità? Beh, io credo che in primo luogo bisogna avere l'idea chiara del fatto che la vita è certo i beni materiali, le cose che abbiamo, il nostro reddito, le cose che possediamo, ma la nostra vita è molto le nostre relazioni, le nostre emozioni, il vivere bene, lo stare insieme, il fatto di pensare che io non posso star bene se il mio vicino di casa sta male, non esiste, anche se c'è un euro in più, non sarà questo che fa la differenza. E quindi immaginare che bisogna costruire delle infrastrutture sociali, cioè se noi vogliamo costruire una comunità, se vogliamo che questa diventi il fondamento, dobbiamo avere strumenti che consentano e favoriscano il fatto che i cittadini pratichino questa condizione. E allora vuol dire l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale, vuol dire la polisportiva, vuol dire la proloco, vuol dire tutte quelle forme che fanno sì che ognuno di noi possa liberamente scegliere di condividere, possa sentirsi responsabile. Guardate, in questo paese abbiamo commesso un altro errore terribile. Abbiamo pensato di poter sostituire la responsabilità individuale con le circolari e le leggi. Oggi non c'è nulla che in questo paese si possa fare senza avere un'autorizzazione, senza che ci sia una regola da rispettare. Vi racconto un aneddoto. Io una vita fa ho fatto anche un po' il consigliere provinciale. Ho scoperto che la mia regione aveva fatto una spettacolare delibera che diceva la misura della gabbia per il merlo e lo storno da richiamo non può essere meno di 10 cm per 12. Mi sono detto, cavolo, è una grande idea. E ho fatto un'interpellanza all'assessore. Ho detto, scusi assessore, avendo stabilito che il merlo ha diritto di avere una gabbia da 10 per 12, quant'è il diametro minimo della boccia per il pesce rosso? Quello mi ha guardato e ha detto, ma sarai matto? No, sono normale, è una grave discriminazione. Il merlo l'avete difeso con la gabbia da 10x12 e io cosa posso fare? Metto un pesce rosso a testa in giù dentro un bicchiere e va bene quella cosa lì, perché non avete fatto la legge? Voglio la legge per il pesce rosso e dopo quella per il pesce rosso ve ne chiederò una per la mosca e la zanzara, perché io credo che vadano difesi tutti alla stessa maniera. Ma siamo su quella strada, cioè abbiamo pensato che alla responsabilità del comportamento di ognuno di noi, alla buona educazione, al comportamento corretto e leale, potesse essere sostituita la regola, potesse essere sostituita la circolare, potesse essere sostituito l'obbligo. Guardate che per questa strada non si va da nessuna parte. È molto più facile pensare di incappare nel giudizio del tuo vicino di casa che ti giochi la reputazione, piuttosto che farsi beccare dai carabinieri. Quindi bisogna provare a pensare che è molto più importante la reputazione della legge, perché se noi pensiamo che tutto quanto si regola sulla legge, noi alla fine l'idea di scansarla la legge, alla fine troveremo sempre il modo di immaginarla, specialmente se delle leggi ce ne abbiamo una quantità industriale. Quindi abbiamo bisogno di cambiare radicalmente da questo punto di vista l'impianto e dobbiamo tornare a partire dalla centralità
delle persone, della loro responsabilità. E allora da questo punto di vista, ad esempio, è importante riflettere su una discussione che c'è nel nostro paese sul tema delle piccole comunità, i piccoli borghi, i piccoli comuni. È giusto spendere di meno, è giusto razionalizzare, è giusto non buttare i soldi, ma io anche qui faccio un esempio banale, ma è un dato di razionalizzazione se noi caviamo il sindaco in un comune da 500 abitanti. Provate a pensarci, esempio banale, la Baria, la mia vicina di casa, se sta in un paese da 500 abitanti, gli scappa il gatto e va sull'albero e sa che tre case più in là ci abita il sindaco, cosa fa? Passa di là, bussa, chiama il sindaco se ce l'ha chiama il cantoniere, se no chiama suo figlio, appoggia la scala, prende giù il gatto, fine il dibattito. Se non c'è il sindaco, la Maria cosa fa? Chiama i pompieri, che stanno a 50 km, hanno un camione e una squadra da 6, partono con le sirene spiegate, arrivano, tirano sulla scala e tirano giù il gatto. Costo dell'operazione, il salario del sindaco per i prossimi 5 anni. Con un gatto ci siamo giocati 5 sindaci. Io credo che noi dovremmo cominciare a pensare che le razionalizzazioni si fanno in un'altra maniera. Non si fanno togliendo l'identità alle comunità, non si fanno lasciando la gente da sola, non si fanno pensando che te in qualche modo ci avrai bene un'istituzione da qualche parte. Non è così. Noi dobbiamo sapere che c'è un nesso molto forte da questo punto di vista nella responsabilità comunitaria, nella condivisione avanti di questo passo. E allora se le cose stanno così bisogna che tutti insieme costruiamo politiche coerenti da questo punto di vista, cerchiamo di decidere come facciamo delle cose, tante cose da questo punto di vista. E allora lo facciamo a partire dal lavoro che sta facendo Barca, che sta facendo il nostro dipartimento che si occupa di queste tematiche. Bisogna partire dal lavoro che stiamo facendo ad esempio con le linee di riforma del terzo settore, della valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato, perché anche lì abbiamo bisogno di dare una mano a tutti questi soggetti perché possono fino in fondo sviluppare la loro attività ed essere veramente protagonisti della vita delle comunità. Così come lo dobbiamo fare dal punto di vista economico, io sono molto d'accordo con i contenuti del manifesto elaborato dai Borghi Autentici. Guardate, io qualche settimana prima di diventare ministro stavo a Banari in Sardegna insieme con Ivan a discutere col sindaco e i cittadini di quel luogo sull'ipotesi di costituire una cooperativa di comunità, ragionando con loro quale poteva essere la leva, il punto, l'elemento di valore, quel valore latente che stava dentro quella comunità che poteva essere messo in campo. Abbiamo ragionato di tante cose, compreso la cipolla dolce di Banari. Benissimo. Qualcuno mi ha detto allora, ma ascolta, ma tu pigli su, stai in giro 2 giorni, arrivi fino là, stai lì un pezzo di tempo, vai a casa, quando andrà bene, se andrà bene, faranno la cooperativa di comunità, chissà se avranno un posto di lavoro. E tutto questo per un posto di lavoro vale la pena? La mia risposta è stata, prova a pensarci, se fossi tu quella persona, tu pensi davvero che valga la pena dare una mano a persone a cambiare la propria esistenza, avere una possibilità, un'opportunità?